La vita non è un sogno, anche se a volte vorreste svegliarvi e ricominciare da capo. L'uomo è convinto che dal momento in cui nasce, fino alla morte, è legato indiscutibilmente ad un destino. No, non è così. La vita è tutto un insieme di combinazioni che durante il suo percorso possono determinare il futuro di ogni individuo. Vorrei essere Tiziano Ferro per chiedere perdono se ho fatto male a qualcuno ed essere il numero uno. Vorrei essere Tiziano Ferro per poter cantare e dire ancora Paola. Ciao Martina. Buonasera Gloria. Ambra. Ciao. Buonasera Gloria. Vieni dentro? Sì. Allora, che fate di bello stasera? Andiamo a fare due salti al solito locale, giusto per distrarci un po'. E beh, certo, visto che va ammazzate di lavoro tutta la settimana. No, che c'entra? Giusto per svagarci un po' dalla solita routine. E quale sarebbe questa solita routine? Beh, la scuola, lo studio. Entra, va. Ciao, mamma. Bella, già sei pronta? Sì. Eccola, che ti serve? Niente, avevo solo voglia di darti un bacetto. Mm. Uh-huh. Marti! Ma quale Marti? Marti, vieni qua, fammi vedere come sei combinata. Ma non sei tu, vero? Ti servono soldi? No, magari la macchina. Ma non ci pensare proprio, vai, con le tue amiche. Ti prego. Ciao Martina, dai. Che palle! Smettila. Non fate danni e andate piano. Je sais bien que tout veut jouer. Oh la la la, oh je vois que tu connais. Les petits jeux, je les joue jamais, jamais bien. Que fait monter la tension. I can see in your eyes a flaming desire. And if I play this game, I'll burn with you. Figura di merda. Però non lo so, era adorabile, non lo so. Sei già accorta. Quaranta minuti per farla arrivare nello stesso incrocio, nello stesso istante, con l'altra macchina. Quaranta minuti per cercare le chiavi della macchina e chiedere un passaggio all'amica. Scusa, ci dai un passaggio per favore? Non troviamo le chiavi. Quaranta minuti per cambiare il percorso della vita di queste tre ragazze. Non c'è problema. Destino o insieme di combinazioni? Abbiamo effettuato il triage dell'incidente stradale delle macchine. Abbiamo un politrauma in auto, un politrauma fuori dall'auto, cosciente. Poi abbiamo un ferito con rottura della carota crania. Elisabeth! Quattro feriti con trauma in auto. Mamma! Quante mamme disperate.
sono arrivate sul luogo dell'incidente ancora con la viva speranza che sia stato tutto uno stupido errore. E invece no. Trovano il corpo del figlio coperto da un lenzuolo. Disperazione, dolore, rabbia. Perché tutto questo poteva evitarsi. È da stupidi e incoscienti mettersi al volante gonfi di alcol, drogati o addirittura distratti dal cellulare. Perché proprio in quel momento, mentre sei alla guida del tuo bolide, anche se non utilitaria, per te tutto è superfluo, compresa la tua vita e quella degli altri, che non hai mai conosciuto e che non conoscerai mai.